Ci aveva addirittura proposto di farlo qua, che per era una cosa impossibile, immaginatevelo tutto vuoto da riempire. E poi è intervenuto un imprenditore, Umberto Montano, che chiamerei qui vicino, che con coraggio e devo dire grande capacità, lui ha un'esperienza di ristorazione, ha messo in piedi questa struttura che penso abbiate visitato e comunque avete l'occasione dopo. Io, scusate, di questo vi chiedo venia. Nell'invito sono stato volutamente vago nel dirvi che facevamo un light lunch, prima perché ero sicuro che comunque ci saremmo trovati lo stesso, ma perché volevo darvi l'opportunità di girare cercando dove fosse, almeno avevate la scusa o la necessità di dover visitare questa cosa. Ecco, io darei proprio due minuti la parola a Umberto, che veramente devo dire è stato veramente coraggioso nel fare questa operazione, ma i risultati gli stanno dando ragione. Fra pochi giorni compirà un anno questa struttura e mi sembrava giusto portare un parterre come siete voi, la maggior parte di colleghi qualificatissimi, a fargli una visita. A te Umberto. Grazie, grazie Alberto. A me basta un minuto per darvi il benvenuto al mercato centrale, mi ci vorrebbero dei giorni invece per raccontarvi la sua genesi, che comunque io vi posso sintetizzare con dei numeri. Il 13 luglio del 2013, grazie all'insistenza personale di Renzi verso di me, che mi sfidava, dice: tu emigri dal sud, cerchi di fare delle cose buone e non hai il coraggio di proporre un progetto per il mercato centrale? Doveva togliersi una spina del fianco il nostro Presidente del Consiglio, aveva questo luogo sullo stomaco, perché per ben tre gare d'appalto ha provato a coinvolgere gli imprenditori a proporre un progetto e nessuno ha risposto positivamente, quindi rischiava la gara deserta anche la quarta volta. Però la provocazione è stata tale che io ci ho ragionato e ho proposto un progetto che però tenesse conto che questo luogo, nato per ospitare il cibo di qualità, così fosse lasciato, con un semplice principio però, quello dell'attualizzazione. Secondo me attualizzare il mercato oggi semplicemente deve riportare a dare valore a coloro i quali sono davvero i protagonisti del food di qualità in Italia, che io definisco siano gli artigiani, cioè la gente che deve sapere fare.